Ben ritrovati amici di Weekend Dance, lo spettacolo inizia dalla città di Salerno all'Arena del Mare, 29esima edizione del premio Charlot, il premio della comicità nei grandi eventi. Weekend Dance c'è, guardate il servizio. Gigi e Rosso sono fantastici sempre, questa sera in un posto bello, una città bellissima che è Salerno, l'Arena del Mare, perché c'è il premio Charlot. Charlie Chaplin. Se il nostro cameraman gira di là, vede che stiamo preparando la scaletta, per favore. Ah. Gira di là. Cioè, ma quella è la vera scaletta, per favore. No, perché? Perché un giorno senza sorriso è un giorno perso. È possibile che uno non gira la telecamera perché c'è un imbuto. E quindi... è l'imbuto musicale. Esatto. Prendiamo protagonista l'imbuto. Ragazzi, questo è il re del cinema in muto. Bravo! Charlie Chaplin, Charlotte! Questo è fantastico, questa ce la teniamo. Bene. Bella. Altissimo momento di spettacolo, quindi tutto in muto, tutto in muto, va bene così, ma questa sera siete ufficialmente presentatori della 29esima edizione del premio Charlotte. È un onore essere qui perché in realtà questa è una grandissima manifestazione che conosciamo anche da concorrenti. E quindi è bello che ci sia stata questa evoluzione. Poi adoriamo Charlie Chaplin, noi immeritatamente calchiamo un palco in cui bisogna celebrarlo. Il vostro cammino artistico è fantastico, questa sera è il giusto riconoscimento, un premio a voi naturalmente nel condurre la serata. Ah, no, c'è un premio? Caspiterina, sì. Ah, beh, non lo sapevo, meno male. Cioè, insomma. Io posso dirti una cosa, io voglio lanciare un messaggio e fare un appello e chiedere agli organizzatori dei premi, basta con le targhe, iniziamo a dare anche le macchine, ok? Basta con le targhe. Eh no, dateci una macchina, alla quarta targa che me ne faccio? È vero, è vero. Stupida quella che ha detto. Sensibilizziamo i telespettatori, basta targhe. Qualche volta anche un libretto di circolazione, insomma, una cosa. Devo dire che i vostri autori sono veramente molto bravi. Siete le favole. Sono molto felice di essere tornato quest'anno perché, essendo stato premiato lo scorso anno per motivi che non conosco, forse perché ho i baffi come Charlot, adesso sono entrato di diritto nella giuria e quindi io voglio restare qui per tutta la vita. Ho indicato qualche nome che sono felice di vedere qui questa sera, ne sono molto orgoglioso, qualcuno lo premierò. È un evento straordinario, mi guardo attorno e credo che chi lo organizza debba essere molto fiero di averlo fatto. Lei ha fatto tante cose durante il suo percorso artistico, è sempre importante ricevere un premio come quello di questa sera qui a Salerno, del premio Charlot. Altro che, è un incoraggiamento a migliorare, a cercare di continuare. Abbiamo la fortuna di fare un lavoro che è sempre nuovo alla fine, tutte le volte ricominciamo da capo e questo è un grande privilegio della nostra professione. Prima di lasciarci un pensiero, non posso non chiederglielo, al ragionier Fantozzi che purtroppo ci ha lasciato qualche settimana fa, lei era la Pina, questa coppia di fatto bella che ci ha accompagnato per decenni. Beh, è stato un'esperienza straordinaria di stargli a fianco, di poter anche avere questo rapporto di amicizia con lui, con Maura, con i figli, e, insomma, è una cosa che comunque rimane, resta. Questo premio alla carriera è un aperitivo, perché io ho la mia carriera è a metà strada, poi ho anche altri 30 anni da fare. Voglia, quindi ne arriveranno altri di premi. Beh, adesso ho fatto solo 218 film, spero di rifarne altri. Quanto è importante, Franco, sorridere oggi, si sorride poco. È importantissimo, perciò il premio Charlot è incredibile. Io la mia infanzia l'ho fatta con lui, non ho mai avuto occasione di lavorare, però insomma di lavorarci, perché era in vita lui quando io ero un giovane attore.
Però ho lavorato con la figlia, però adesso con Geraldine Chaplin. Quindi c'è qualcosa di Charlie Chaplin, questo grande genio, un grande genio su tutto. È il Leonardo da Vinci del cinema. Io sono un grande amante delle persone che mi fanno ridere, a mia volta cerco di far sorridere gli altri, ma i veri comici sono degli altri, però la musica va di pari passo con la comicità, no? Quindi è un'arte come la comicità che fa star bene, quindi io faccio le colonne sonore per i comici. E questa sera ritirerai un premio, Charlot, che ti appartiene, no? Con tutta la squadra. Sì, è una cosa bella. Infatti Milly, quando me l'ha detto, che lei è all'estero, ha detto: Paolo, vai a ritirare, abbiamo vinto questo premio. Sì, ci rende orgogliosi perché, come ti ho detto, far star bene gli altri, poi in un contesto storico come quello che stiamo vivendo, no? Che è molto difficile. Si sorride poco. Esatto, e quindi no, vincere un premio così vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. Paolo Belli, saluto Weekend Dance. Weekend Dance, Weekend Dance, yeah! Diciamo che io non sono premiata come comica sicuramente, però chissà, nel futuro magari. Però hai dato tanto e sei molto brava come attrice, che non è detto magari che con gli anni, con l'esperienza ancora che si matura, fare qualcosa di comico. Mi piacerebbe tantissimo, guarda, è un mio sogno. Com'è il rapporto con questa città, con questa regione, con la Campania? Beh, con la Campania purtroppo non è un rapporto diciamo molto quotidiano, no, nel senso che vengo poco in Campania perché giro tantissime cose sempre al nord o in paesi stranieri, e invece Campania e Sicilia, che sono due regioni alle quali sono particolarmente legata, la Sicilia ovviamente anche per origine, non giro mai niente, quindi dobbiamo trovare qualcosa da girare anche qui. Quindi vedo dai tuoi occhi come le pali, sei molto contenta e felice di essere a Salerno questa sera. Molto felice di essere a Salerno, che non conosco molto bene ancora, ma chissà se stasera riusciranno a farmela conoscere un po' meglio. Assolutamente. Tanto andiamo all'arena. Ci lasci con un bel sorriso? Ciao. E ci saluti Weekend Dance? Ciao a tutti i telespettatori di Weekend Dance. Io è la prima volta che vengo al premio Charlot. Sono venuta diverse volte a Salerno, ma mai a questo premio. Fondamentalmente ci sentiamo un po' tutti Charlie Chaplin, c'è sotto di noi un po' di sorriso, un po' di simpatia o no? Mi piacerebbe sentirmi Charlie Chaplin, no? Un pochetto però. No, beh, Charlie Chaplin siamo, tra l'altro mio padre aveva due miti, uno era Charlie Chaplin e uno era Eduardo De Filippo, quindi siamo... Ben vengono queste manifestazioni che danno proprio là a sorridere. Beh, guarda, un autore serio come Pirandello diceva una cosa: l'umorismo è il segreto della vita. Anche nel dramma bisogna trovare l'aspetto umoristico, e questa è stata una grande lezione sicuramente di Charlot. Cerchiamo di capire qual è l'aspetto che possa risolvere la questione e far ridere di noi stessi, nel senso che dobbiamo trovare la forza per andare avanti. Questo è il senso. E poi, come diceva Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Assolutamente. Un risveglio senza il sorriso diventa una giornata triste. Se uno si sveglia e trova la forza per sorridere, anche magari come energia, la giornata è tutta un'altra storia, signori. Sono contentissimo perché ricevere un premio fa sempre piacere, però dei premi importanti, dei premi ti rende più orgoglioso. Anche perché questo premio lo hanno vinto tantissime persone importanti. Perciò ti dico dai grandi napoletani che sappiamo. La cosa bella è che in genere i premi sono sempre brutti. Invece questo invece è bello, questo è figurativo e lo prendo come una cosa. Poi è stato bellissimo perché me l'hanno dato girato, me l'hanno dato di culo. Posso? Grazie. Ma me l'ha dato di culo, spero che porti fortuna. Grazie. E secondo per me no. Porta fortuna. Se è una cosa di culo di questi tempi, va bene. Esatto, siccome poi oggi che è questo è il 29esimo premio, il 29 lo sai che cos'è? A voi di Milano il 29. Cioè proprio, so proprio, capito? Quanto c'è di Charlie Chaplin in Sergio Assis? Guarda, io spero che non ci sia soltanto la malinconia, spero che ci sia il talento e la voglia di arrivare, come dire, di stare anzi sul palco e intrattenere il pubblico il più a lungo possibile, il più possibile come ha fatto lui. Premio Charlot 2017 per il teatro, Sergio Assisi, Salerno. L'ispettore Drake, Salerno. Ciao!